Incontro in comune, professor Gianluca Dini, con direttore del Polo Sistemi Logistici di Livorno, ma che fa parte dell'Università di Pisa, naturalmente, come il professor Dini. Cosa si dice oggi, professore? Cosa c'è? Questo è un rinnovo di convenzione oppure qualche cosa di diverso? Questo, diciamo, tecnicamente è un rinnovo di una convenzione che era giunta in scadenza e appunto è stata rinnovata per altri 4 anni. E l'aspetto rilevante è che appunto questa collaborazione fra l'università e il territorio, in particolare fra il comune, con il comune, l'autorità di sistema e la fondazione, che continua, va avanti sostanzialmente poi a beneficio dei nostri giovani, perché poi l'oggetto principale di questo progetto sono loro e delle imprese, dal punto di vista sia della formazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica. Senta, professore, forse non tutti sanno, è meglio ricordarlo, ma è seguito questo corso dai livornesi e non livornesi? Il corso è molto seguito, noi abbiamo già dal 2013 a oggi, ogni anno abbiamo più di 100 matricole, di nuovi iscritti, che per un corso molto tematico come questo è effettivamente un buon successo. Abbiamo complessivamente circa 500 studenti, considerando che abbiamo praticamente tutti i livelli di formazione, dalla laurea di primo livello alla laurea magistrale al master. Per adesso abbiamo laureato oltre 400 studenti, diciamo intorno al 30% di questi continuano gli studi, un altro 45-49% trovano lavoro entro 6 mesi su un'attività professionale per le materie che hanno studiato, quindi i risultati sono sostanzialmente abbastanza buoni, ma c'è spazio per migliorare. Senta, concludiamo con sapere quanto dura il corso, diciamo così, e poi se ci sono società e aziende anche in campo locale che prendono questi ragazzi e li fanno fare naturalmente un pochino di formazione. Allora, il corso è articolato come tutti i corsi universitari in 3+2, laurea di primo livello di 3 anni, una laurea magistrale di 2 anni, ricordo che le attività sono tutte incentrate, il Polo è un organismo che, diciamo, fa un'attività molto centrata sulla logistica e sulla portualità, quindi gli studenti in questi 5 anni, 3+2, studiano materie e discipline attinenti appunto alla logistica e alla portualità dal punto di vista economico, legale e anche dal punto di vista ingegneristico. Da quest'anno, diciamo, questa è proprio una primizia, è stato istituito anche un master universitario, che è quindi, diciamo, una formazione post-universitaria che avvicina al mondo del lavoro. Le aziende stanno rispondendo molto bene, come dicevo prima, a livello occupazionale i ragazzi trovano lavoro entro pochi mesi e abbiamo più di 200 aziende che sono convenzionate con noi per fare tirocini. Praticamente non voglio fare nomi perché sicuramente mi dimenticherei qualcuno e farei un torto, ma le principali aziende che lavorano nella logistica e nella portualità di Livorno sono convenzionate con noi e stiamo anche osservando che ci sono anche aziende che vengono da fuori della provincia a livello regionale. Quindi insomma, diciamo, siamo piuttosto contenti. Buon lavoro, professore. Grazie, anche a voi.